Da sabato mattina, presso la rotonda sita vicino alla stazione dei Carabinieri a Cerignola nel Foggiano, il nastro per la partenza dei lavori per la costruzione della statua raffigurante San Giovanni Paolo II. Il luogo è lo stesso dove l'indimenticato Papa tenne la sua visita in città nel 1987. L'associazione che porta il suo nome, diretta da Giulio Carrano, era presente con una folta delegazione, unitamente, alla ditta incaricata dei lavori. Per il comune, in sostituzione del sindaco, c'erano gli assessori Bufano e Leonetti, quest'ultimo ha tagliato il nastro, che al nostro telegiornale ha rilasciato queste dichiarazioni.